Loop Station. Se anche tu sei caduto nel loop e sei rimasto affascinato dalla potenzialità e versatilità di questo strumento, allora questo video potrebbe fare al caso tuo. Se non mi conoscessi, io sono Alessandro Tuvo, sono un chitarrista e compositore e negli ultimi anni, ovviamente prima del Covid, ho avuto la possibilità di girare in lungo e in largo il mondo assieme al mio duo Family Business, abusando della Loop Station in ogni sua possibilità. Proprio grazie all'esperienza maturata in questi anni, ho deciso di mettere insieme un videocorso su Live Looping per rispondere a tutte quelle domande che mi sentivo fare più di frequente. Il corso partirà dai più semplici rudimenti fino ad arrivare agli utilizzi più estremi. Nello specifico andremo a trattare temi come l'approccio ai primissimi loop, la gestione della dinamica, l'utilizzo di due tracce su cui loopare in maniera autonoma per avere magari la strofa da una parte e il ritornello dall'altra, l'approccio con chitarra elettrica piuttosto che con la chitarra acustica, l'aggiunta di pedali nella nostra catena di segnale, o ancora l'aggiunta di strumenti esterni come per esempio un microfono per loopare delle percussioni o un virtual instrument per avere a disposizione una batteria elettronica piuttosto che un piano o degli archi. Tratteremo temi anche un po' più nerd, come per esempio la gestione del mix nel caso il nostro loop cominciasse a diventare saturo, complesso e si corresse il rischio di non sentire più le singole tracce. Questo e molto molto altro sono contenuti all'interno dei 17 video nei quali ho racchiuso tutto quello che è il mio sapere sul mondo della Loop Station e che posso condividere con voi. Quindi che tu sia un beginner che si sta affacciando a questo mondo o un professionista che utilizza la Loop Station già da tanti anni ma vuole comunque approfondire le proprie conoscenze, questo potrebbe essere il video per te. In tal caso ti aspetto dall'altra parte.